Spesso ci chiedete che portatili usate per lavoro, cosa fate. Ecco che adesso faremo un giro facendovi vedere quelli che sono i portatili più particolari della fiera. I giornalisti, o comunque i blogger, o comunque chi è qua, che portatili usa? Allora, io vinco assolutamente questa. No, forse no, perché forse ho visto uno che è una cosa più figa. Però comunque io con il mio Chromebook Pixel con dentro i3 e Gallium OS assolutamente vinco e non c'è proprio. Guardate qua che meraviglia, non c'è proprio storia rispetto agli altri. Questo è il mio Chromebook Pixel sul quale ho messo Linux, con i3 lo uso in dual boot e via dicendo. Però adesso faremo un video, un giro, vediamo un po' cosa usa la gente. Allora, ci sono tanti tanti portatili grandi, devo dire, quindi 15 pollici soprattutto, anche roba, diciamo, di fascia un po' più bassa, non sempre cose super super top, tanti XPS come vedete. Però insomma c'è anche tanta gente che soprattutto in queste occasioni si porta dietro portatili economici, anche forse per non rischiare di perdere cose troppo belle. Un po' in realtà è sempre un paradosso perché poi in fin dei conti uno deve lavorare qua, deve fare montaggio video e tutto il resto, quindi è sempre un po' difficile. Ci sono stranamente, e questa è una cosa abbastanza importante, magari continuiamo di qua, ci sono stranamente pochi MacBook. Se fino a 2-3 anni fa tutti usavano i MacBook, adesso questa storia di MacBook è un po', diciamo, abbassata. Forse l'azienda ha perso un po'. Facciamo un giro. L'azienda, i MacBook, insomma, sono sempre meno appetibili, no? Però vedete, i coreani hanno computer LG o computer Panasonic, cose sempre un po' strane. Qua abbiamo Lui è italiano lui è e italiano, quindi ciao. sì, Stiamo certo. facendo un video sui notebook che usano i giornalisti, insomma i blogger, la gente che sta qua, che notebook usa, ops, Allora, che roba è il tuo? io vorrei dire che in realtà la mia è una prova. In realtà l'ho portato solo perché è molto più leggero del notebook che uso io, che è un Questo è un vecchio MacBook. jumper, cos'è? Bravo. Ah, visto che occhio, È un un jumper ZBook. X, bravo, X3 Pro in italiano, con layout in Ah, italiano. ok, quindi quell'ultimo Sì, da sì. poco, insomma, che c'è. È ricaduta su questa scelta appunto per la leggerezza, non per le sue, diciamo, qualità estreme, Però anche ci fai perché no, montaggio. per l'editing molto semplice sì, va più che bene. Fico, fico. Finché sono video da 5 minuti, insomma, questo è di un Poi c'è altro una millennio, Spyro diciamo. VX15 che abbiamo provato un po' di tempo fa. Roba un po' però più pesante, cioè mondi diversi. Ops, che è successo? Ah, è scoppiata Era la una bottiglia bomba. d'acqua. Grande, grazie, Niente, buon lavoro. ciao. Facciamo il giro. MacBook Pro, questo è un Xiaomi, Tanto enorme uno questo. Xiaomi enorme e un Surface Book. Come? Ciao, stiamo facendo un video sui notebook usati dai giornalisti, insomma, che notebook usano, no? Siccome io ho un Pixel, un Chromebook Pixel. Allora, stiamo girando per Mi sa vedere che altra uno roba usano gli Xiaomi, altri. E questo è un un Xiaomi notebook. da 15. Sì, 15.6. Fico, molto figo. Trovi Sì, bene? sì, sì. Ci fai montaggio pure, Sì, montaggio, questo piccolo con l'i5, ma regge no? Fico, fico. tranquillamente. Sì, io l'ho provato uno, ma non so se era quello con i5. Sì, Però proprio bello. recensione. Era Sì, bello, sì, sì. Anche con sì, Linux, tra l'altro, andava molto figo. sì. Proprio più costo. Grazie, scusa l'interruzione. Anche lui era Andiamo un bel avanti. PC. Lui ha un HP, qui c'è un MacBook, uno dei pochi MacBook rimasti, ce ne sono sempre Spectre. poco, poi c'è uno Spectre. Ciao, stiamo facendo Ciao. un video Sì. HP sul notebook delle persone. Spectre. Questo è uno Spectre 13, 13 del quello dell'anno 2016. scorso, ah, 2 anni fa. 2016, sì, esattamente. i5, 8 giga di RAM, va Lo provai benissimo questo anche, perché. sì, Sì, mi ricordo. ti trovi bene? Oh, è Molto sottile. bene. C'ha la cerniera Cerniera figa, che tu sì. hai apprezzato tanto. Cerniera figa. Invece le versioni successive non sono No. granché. Questo qua è veramente bello, più che altro perché è veramente Poi sottile, leggero, non te lo lo metti senti. in uno Non lo zaino. senti. Io non Esatto, ci faccio editing in questo momento, faccio solo scrittura di articoli, la tastiera va benone. Un adesivo che ricorda. Di fare silenzio. fico. Però veramente bello. Buon lavoro. Ciao, ciao. Poi abbiamo altri asiatici con i Mi Notebook, un ROG. Però dobbiamo qui andare veloci perché dobbiamo tornare indietro. Ancora HP, qui Dell di fascia molto più bassa. Però dobbiamo tornare indietro perché c'è colui che secondo me vince su tutto. Ancora MacBook, ancora ThinkPad, alcuni hanno i ThinkPad. Qui alcuni ha un, quello che è notebook è? Un Huawei MateBook X Pro. Aspetta, vediamo qua il MateBook X Pro. Lorenzo, possiamo Ciao importare? Lorenzo, stiamo No, facendo un video non sui posso. notebook che usati dai giornalisti, insomma dai blogger, da chiunque qua dentro per lavoro.
Quelli che arrivano per sbaglio. Come tutti, io ho un Chromebook, esatto. Pixel, no? E tutti mi dicono dove vai col Chromebook, ho detto facciamo un giro e vediamo che usano, cosa usano gli altri. Tu sei l'unico per adesso con il MacBook Pro. Fico. Questo sì. Lo so, fico. Solo per quello. Aspetta, facciamo vedere. L'ho tenuto per un po', poi se l'hanno rivoluto, ma ho visto che ti è piaciuto. Mi è piaciuto. Vero? Sono stato zitto per un po', non ho detto nulla finché proprio non mi ha detto. Ti mando il corriere, va bene. Mi sembra giusto. Fico, sì. Solo il bottoncino di videocamera, tastiera li guardi. Poi tastiera strana, però non si sbaglia, no? Giusto. Piace. Scrive veloce. Cioè, devi prendere un attimo per abituarti, come sempre, ma poi fine. Sì, 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 sì. Hanno tolto le cose giuste, cioè hanno fatto equilibrato, fico. Peccato che non... Ah, no, è andato in vendita ora, perché tra l'altro è stato 2 mesi... Tu hai lo Zenbook S. Sì. Anche questo fico. Beh, tutta roba molto leggera voi, quindi andate sul... Sì, sì, assolutamente. Sì, sul giro, sì. Grande. E lui con la tastiera meccanica, però... Questa tastiera qua è... Ha vinto tutto. Vince su tutto. Allora... Oh, sorry, we are looking for your Mac. Mechanical keyboard. Is your... Can I move in? Yeah, sure. Is your building, your construction? I didn't design it, but I put it together. It's a kit. Yeah, yeah. So you order the parts and you solder it together. Which switch is inside? What? Switch inside? Oh, switch? Is there? So do we have a kit? Grande, grandissimo. I put one. Oh, fantastico. Che meraviglia. Occhio a fare questo. Zilius? Wow, wow. Fantastico. 65 grammi, questi sono gli switch diciamo più ambiti veramente da esperti delle tastiere meccaniche. Backlit, no? No backlit? No. Very, 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 very nice. The board is called a mini. And the keycaps is PBT. Oh, wow. So the keycaps are double shot ABS, they're GMK. Wow, wow. A lot of money. Yeah, right? It's called GMK Laser. Yeah, yeah, yeah. The board is called a minivan. The guy who minivan, makes okay, okay. Yeah, the guy who makes them just ran a Kickstarter for a new round. Yeah, I use a Chromebook Pixel, but you are better than me in the all the all the show. Yeah, I'm that guy, I guess. Yeah, yeah, yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you, thank you. Lui vince assolutamente. Very, very, very beautiful. Anche lui con un quadro, anche lui che la sta lavorando con un Ink, un dispositivo Ink, credo sia il Remarkable, come si chiama, una cosa del genere. Quel dispositivo molto, molto strano che abbiamo visto qualche tempo fa, davvero, davvero fico. MacBook, questa linea si sta rifacendo piena di MacBook. Sì, qui ci sono tanti MacBook, Dell. Qua c'è un MacBook Pro con Ubuntu. E vince veramente. Ah, ciao, ok, italiano, ciao. Stiamo facendo un video su i computer usati dagli altri alla fiera. Quindi fare un po' di montaggio video con PTV o KD Live. KD Live, io ce l'ho qua. Vabbè, andiamo, stiamo registrando. Grande con Ubuntu, ciao. Acceleriamo perché altrimenti non usciamo più. Altri notebook, non vedo nulla di strano. Là c'è un asiatico con un Panasonic piccolissimo, tipo da 5 da 10 pollici, pieno di tastiere, di tasti. Guarda un attimo, wow. E poi se andiamo avanti, qua c'è un Surface Laptop blu, molto molto bello. Poi qui abbiamo un Surface Pro 4 viola. Stiamo facendo un video sui portatili usati dagli altri, stiamo registrando, quindi sarete in diretta. Devo salutare la mamma e il papà. Devi salutare chi? Surface HP, la mamma si fa le polpette buone. Qua abbiamo i colleghi più intimi che hanno, questo è lo Zenbook Pro da 15 con lo screen pad disattivato, perché non lo usi, perché non attiva un attimo. Vai, estendi schermo, così comprimere è molto fico, perché sotto ci metti, che ne so, l'anteprima e sopra lo usi
nel modo tradizionale, no? Sì, molto bello. Poi qua c'è un Acer addirittura con lettore DVD, ci rifiutiamo di guardarlo. Tu, Gabriele, usi uno? Xiaomi Mi Air 2018, graffiato. Molto graffiato. È custom. È la serigrafia, aspetta che te lo graffio. Poi Davide non si merita neanche considerazioni, forse con questo computer grosso. Andiamo avanti, abbiamo Dell, poi abbiamo la seconda persona che ha il computer più fico, la terza persona che ha il computer più fico della fiera, perché stamattina era la prima, e era la seconda e io ero il primo. Adesso abbiamo visto un ragazzo con una tastiera meccanica custom fatta da lui, con gli switch Zilios 65 grammi, con i keycaps GMK, cioè una persona, un uomo meraviglioso, con una tastiera... un'anima gemella. Una minivan, esattamente, meraviglioso. Ha tirato fuori un key puller dallo zaino, e quindi lui vince assolutamente sopra tutti. Questo è un Mi Air OLED? Sì. Cavolo, bello, spero che in video si veda la differenza. Ah, cavolo, molto bello, sì, io provai, non so se ho provato proprio questo, il 13, sì, o era una versione dopo, prima. Bello, un po' caldo, giusto, mi ricordo che scalda, sì, un giocando, po' quando sì, è... giocando qui sulla tastiera un pochino, sì. Però bello, piccolo, guardate quante, cioè davvero una scelta particolare, sì, molto figo, bravo. MacBook Pro, uno dei pochi, è tuo, no? Manuel, non ce ne sono tanti di MacBook. Stavamo notando che sono diminuiti. Tanti Windows. Non so se ti si sente tramite il tuo microfono, ma nel nostro ufficio prima erano 5 MacBook. E ora? 2 MacBook, sì, sì, e sì. 3 Windows. Se giri è così. C'è anche un MacBook con Ubuntu. E poi abbiamo 5 tacche con la custodia abbinata allo sfondo di HDBlog. Hai messo HDBlog prima. Vedi, è rossa come la custodia, poi c'è l'hub USB collegato a tutto il resto, perché ha le Thunderbolt a grandezza piena e quindi può fare quello che gli pare. ZenBook, un YogaBook, Lenovo, Asus, e qua in fondo abbiamo un ThinkPad. Un ThinkPad X1, un X1 dell'anno scorso. Molto figo. Va bene, grazie. Questa era una carrellata sui computer usati qua. C'è un altro Huawei qua dietro, i computer usati qua alla fiera dai giornalisti, blogger e tutto il resto. Decidete voi, magari fateci sapere quello che vi è piaciuto di più, quello che secondo voi ha trovato l'idea migliore per portare avanti e chiudere una fiera impegnativa come questa.